Eccoci, una nuova avventura, stamattina sempre con il nostro campione. Noi che andiamo al contrario. Ma niente, stiamo andando al Franzoni, è già un'oretta che facciamo strada. Allora ragazzi, rieccoci, siamo arrivati al Franzoni. Bel laghetto, bello grosso, e per incominciare ci metteremo qua sotto, perché ho sentito che ieri hanno preso delle pinci. Qui non so se si vede, c'è anche una tartaruga. Raga, ho preso appena la prima, aperto lancio. Abbiamo la prima trota al Franzoni, ci siamo portati a riva. C'è aiuto, bisogno dell'aiuto del nostro amico Natalino, che non è venuto in soccorso e abbiamo perso. Siamo in fase. Guardato. Eccola. Cioè, questo giro vediamo che non si slavi. Cioè, il grosso di questo. Oh. Siamo contro una big. È partita, non si ferma più, dè. Non si ferma più. Mamma mia, sei grossa questa, ragazzi. Non ce l'avrò mai sotto riva questa. Super big al Franzoni, ragazzi. Cos'è che è? Questo non è una trota. È così. Mollato un attimo. Squalo in canna, raga. Squalo in canna. Buono. Finalmente, era da giorni che aspettavo una bella big. Mi sono già spompato il braccio, ma va benissimo. Ricordiamo, oggi sto festeggiando il compleanno alla Ghetto Franzoni. Trota indomabile. Attenzione che adesso vedremo il mio guadinatore Natalino. Per ora sta venendo un attimo la trota. Un attimo lasciata, adesso sembra che ci ha attaccato una borella. Oh, mi sto dando tanto forte, adesso vedi che inizia qua, non è partito il mostro di occhio. Mamma mia, che cazzo, ti spumpa il braccio. A meno che non è, non so che cos'è, che ci abbiano dato qua. La vedi? No. Io sì, l'ho vista. Sarà un paio di chili. Non è grossissimissimo. Vabbè. Allora aspetta, un'ora. Aspetta che la rete si un po'. È bella. Mica non è grossissimissimo. Sarà un paio di chili? Sì. Ecco,
a casa. La bigone. Sarà sì, un 2 kg. Sì, sì. 2 kg, 2 kg e mezzo. Due. Ottima cattura. Ringraziamo sempre Pasqualino che mi guadina. Allora, appena preso un pesce in dentro, ho preso la canna in mano per recuperare, partita all'improvviso. Una bella botta, che salto, bella questa, non mi ha saltato. Saltato anche, ed è. Questa qui mi sembra classica trota normale, niente big stavolta, se no era festa. Comunque, da qui a questo pesce è passato una mezz'ora che non si è visto una toccata né niente. Pesci che mangiano da ferme, comunque non è piccolino, sarà un chiletto? No, boh. Fanno un po' di fatica, ma insomma, vediamo un po' come andrà. Dopo arriva. Eccola, questo qui sarà 24 kg. No. Buono. Quella, questa grossa al Colosseo. Dico, appena adesso recupero, secondo lancio recupero. Incannata. Ragazzi, sono veramente euforico. Veramente euforico. No, viene. Però mi ha dato un bello strappone. No, questa. Mica, ma c'è un'altra esca addosso, cioè. Vediamo Nata che sta per partire. Si è messo un po' di formaggio, è nevicato dalle sue zone. Ma pietola! Parte mia non ancora nevicato. Allora, siamo partiti con una lasagnetta. Buon appetito. Buon appetito. Oh, vediamo che è ripartito con la sua super milanese. Super. Oh, più grosso di Nata è più grosso di Nata. Ah, buon appetito di nuovo. Aspetta che brucia. Allora adesso riprendiamo il pomeriggio, stiamo decidendo dove metterci. Natalino non vuole mettersi contro vento e via. Allora ragazzi, siamo ancora leggermente in pesca, ma tra poco andremo via perché c'è una pioggia e un brutto vento. Allora siamo arrivati a fine di questa giornata qui al laghetto Franzoni e ora diciamo dirò la mia su com'è questo posto. Allora partiamo dagli effetti negativi. Gli effetti negativi: c'è molta erba alta che non è stata tagliata, quindi è abbastanza brutto, e c'è molta, come si vede anche nel video, molte piante cadute che non sono state tirate su, quindi
molto scomodo per scendere, scarpate molto scomode per pescare e via. Come cose positive, c'è una buona acqua, come si vede abbastanza limpida, quindi il pesce sta abbastanza bene dentro. Le trote sono molto belle, sono da una fascia minima di circa 6-7 letti l'una, e fino ad andare in su. Io ho preso anche una trota da 2 kg e al mio amico ne è scappata una anche lui grossa, si è slamata purtroppo. Poi come prezzo, secondo me è leggermente caro, perché io e noi abbiamo fatto 7 ore e costa 40 euro e peschi con una canna sola, non si può pescare con 2 canne e non c'è neanche il cibo compreso. Devi pagare a parte, abbiamo pagato da parte 13 euro che è compreso di caffè, con un primo e un secondo molto abbondanti, e c'è anche un contorno a buffet che si può prendere un sacco di roba. E cosa si può dire ancora? Io direi basta così, darei un voto complessivo a questo laghetto tra il 6 e mezzo e il 7. Diciamo che pesci ora come ora, che venerdì c'è, secondo me poca roba dentro, e giustamente a sabato che c'è più gente buttano più pesci, e pesci più belli, anche qualche fario, salmerino, eccetera. E niente, da questo laghetto qui è tutto, ragazzi. Vi aspetto con il prossimo laghetto, che potrebbe essere o il laghetto delle Vittorie o un altro laghetto, adesso vedremo. Al prossimo video.